Cari amici di Mr. Salpacento, siamo di nuovo qui nel nostro poligono. Nuovamente, come promesso, oggi andremo a fare una prova a fuoco con il nostro Smith & Wesson Governor. A questo proposito abbiamo portato tre tipi di munizioni. Abbiamo le nostre Moon Clips con 45 CP, abbiamo Sellebeko 45 Long Colt da 250 grani, abbiamo dimenticato a menzionare che le 45 ACP sono 230 grani Sellebeko, e abbiamo portato anche 410. Abbiamo delle orna di Critical Defense. Queste praticamente sono costituite da una ogiva e da una palla, quindi praticamente quasi una munizione semi spezzata. Sono, come dice la stessa parola, Critical Defense, sono delle munizioni da difesa personale. Quindi andremo a provare singolarmente prima ogni calibro e poi li andremo diciamo a inserire in modo promiscuo, come avevamo promesso la scorsa volta, per provarli insieme. Quindi io direi di magari cominciare prima con il calibro più piccolo, quale il 45 ACP, e poi da lì su a salire fino al 410. Logicamente, come tutti sappiamo, le 45 ACP devono essere caricate nelle sue lunette, perché altrimenti non funziona, scivolano nel tamburo, quindi. Andremo a fare magari prima, per esempio, tre colpi in doppia azione e altri tre in singola azione. Come potete vedere, appunto, vengono estratti, vengono espulsi direttamente nella sua Moon Clips. E quindi andiamo a vedere il risultato, e che non mi sembra neanche malvagio. Quindi adesso andremo invece a trovare le nostre 45 Long Colt. Come al solito faremo 3 colpi in doppia azione e 3 in singola.
c'è stato qualcosa che non mi ha convinto tanto l'ultimo colpo, l'ultimo sparo che abbiamo fatto. Ma niente, squid lots, la canna è pulita. Per tutti quelli che non sanno cos'è uno squid lots e quando praticamente la cartuccia non ha la potenza necessaria o la polvere necessaria a far uscire la palla e la palla si incastra nella canna, quello è uno squid lots ed è praticamente una cosa che bisogna fare molta attenzione, perché se non si accorge di questo il secondo colpo che si spara potrebbe esplodere la pistola. Adesso andiamo innanzitutto a vedere il risultato che abbiamo fatto. Long Colt, anche questo non è malvagio, e andiamo a provare sei colpi con i nostri ornati Critical Defense. E qui credo che sia un po' tosto. Sempre solita regola, tre colpi in doppia azione, tre colpi in singola azione. E devo dire che questi picchiano di brutto. Adesso purtroppo, siccome ci siamo dimenticati le lunette, il quarto di lunetta a 2, non possiamo caricare in modo promiscuo le 45 cp dentro il nostro revolver e quindi andremo a fare solamente 3 in 45 long colt e 3 colpi in 410. Questo appunto per ritornare alla prima parte del nostro video, in cui dicevo che
su un revolver di questo tipo è possibile appunto fare questo tipo di lavoro. Che dire, le guancette round butt che sono state appunto comprate successivamente, quindi non sono quelle originali, danno un grip abbastanza sicuro e abbastanza, diciamo, si ha proprio la sensazione che l'arma appunto sia più ferma, sia più diciamo stabile, ecco. E quindi è anche un po' più piacevole riuscire a spararla, soprattutto nel calibro 410, che risulta appunto essere abbastanza nervosa. Quindi chiaro, credo che sia stata fatta una cosa molto molto appropriata. E che dire, io come al solito vi rinnovo appunto l'invito a sottoscrivere al canale, a cliccare mi piace e a condividere, e vi rimando appunto a un successivo video di un altro tabletop, di un altro range review con appunto Mr. Salvacento. Grazie e buona giornata.